Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo di questa nuovissima collezione tutta dedicata al mondo amigurumi, firmata De Agostini. Ecco qua, innanzitutto voglio ringraziare De Agostini per questa opportunità di presentarvi questa collezione che potete acquistare online e di questo vi lascio tutti i riferimenti sotto al video nell'info box. Ho ricevuto i primi due numeri e i primi due kit perché ciascun magazine ha il proprio kit completo, quindi completo con dei bellissimi cotoni, tra l'altro DMC che tutti conoscete sicuramente, soprattutto chi ricama. Sono filati 100% cotone, opachi, morbidi e quindi sicuramente adatti alla creazione di questi pupazzetti dei nostri amigurumi. Ma sfogliamo insieme la rivista, vediamo un pochino da come è composta. Innanzitutto qui ovviamente c'è il protagonista del numero e tutti i materiali elencati, i materiali che trovate nel kit. È una collezione sicuramente adatta anche alle super principianti perché come state vedendo dalle immagini è tutto descritto in modo dettagliato e con le foto e non con i disegni e questo aiuta molto ovviamente sia il personaggio principale che anche tutti i suoi accessori e componenti che voi potete appunto realizzare con i kit, con i materiali del kit che ogni volta vedete verranno illustrati. Quindi anche questo è un grandissimo aiuto per le super principianti, per capire la quantità e il materiale da utilizzare. In più avete alla fine anche la guida dei punti base, ecco perché è un altro valore aggiunto sempre per il discorso dei principianti. Ovviamente la collezione è fatta di tantissimi personaggi e per questo vi rimando, come vi dicevo all'inizio, al link sotto al video nell'info box dove potete trovare tutte le informazioni anche per l'acquisto online. Il secondo numero invece protagonista vede le civette, che poi è quello che io ho realizzato perché ovviamente non ho resistito e ho dovuto provare e toccare con mano ed è stato davvero molto facile realizzarlo. Anche qui abbiamo sempre tutti i materiali elencati, tutto il kit predisposto, sempre, ripeto, cotoni di alta qualità DMC ed è spiegato tutto sempre passo passo. Anche qui abbiamo la descrizione passo passo di tutti gli accessori dei nostri pupazzetti, che poi quindi potete anche combinare con altri pupazzetti. La cosa interessante, e sempre appunto un valore aggiunto, è che alla fine, nei primi numeri, trovate proprio la guida per i principianti. Quindi, come avete visto nel numero precedente, sono elencati alla fine i punti base, come iniziare un lavoro, insomma, le varie tecniche dell'uncinetto, quindi proprio le basi dell'uncinetto. E poi, invece, nei fascicoli successivi continua questa guida, questa spiegazione delle tecniche base dell'uncinetto. Quindi abbiamo anche appunto la descrizione di come riconoscere il dritto e il rovescio, di come chiudere un lavoro, eccetera, eccetera. Nei primi due numeri quindi avete il coniglietto con tutte le sue carotine, zainetto e quant'altro e le due civette. Io non ho resistito e ovviamente mi sono messa all'opera e ho realizzato la civetta, quella più piccola con la sciarpa perché mi faceva veramente troppa troppa simpatia. Quindi ho iniziato, ovviamente ho preso il mio cotone giallo, sempre DMC, e l'uncinetto numero 3 e ho iniziato a seguire passo passo tutte le istruzioni. Qua vedete ovviamente velocizzato tutto per appunto non rendere il video troppo lungo, però ho ovviamente lavorato tutti i componenti che poi ho assemblato in maniera veramente facile. Con il gomitolo più grande ho realizzato ovviamente le parti del corpo della civetta, con le matassine invece tutti i dettagli, quindi gli occhietti e quant'altro. Come avete visto ci sono nel kit inclusi anche gli occhietti che spesso mi chiedete, quindi è un kit veramente completo. Ho ricamato poi sempre con la matassina il becco e ho assemblato alla fine gli ultimi proprio dettagli. L'ultimissimo dettaglio però in realtà è la sciarpa che vado a mettere per dichiarare concluso il mio lavoro. Guardate quant'è carina.
Spero di avervi elencato tutte le caratteristiche principali. Naturalmente, se avete domande o dubbi, scrivetemi tranquillamente nei commenti sotto al video. Vi ricordo che per quanto riguarda tutte le informazioni commerciali, trovate il link sotto al video nell'info box. Spero quindi che questo video recensione vi sia piaciuto. Ringrazio ancora tantissimo De Agostini per questa opportunità e io vi aspetto qui sul canale con tantissimi nuovissimi tutorial. Ciao!